Sono Gabri Costa, se tutto è pronto iniziamo con il primo livello di Karate Kid Street Rumble, che si intitola Inizi. Guardate le scene, c'è San Fernando, California, 1984. Se vogliamo iniziare con questo gioco, non perdiamo tempo. Possiamo iniziare. Facciamo questo let's play. Avete visto, c'è l'antagonista Johnny Lawrence? Il protagonista giocabile che noi stiamo usando è Daniel LaRusso, ma non è l'unico personaggio giocabile, ma ci sono gli altri tre: Miyagi, Ellie Mills e Kumiko. Stiamo facendo questo let's play, questo picchiaduro a scorrimento, ma tutto nuovo e moderno. È ispirato al videogioco Tartarughe Ninja Shredder Revenge. Ricordatevi che Daniel LaRusso è forte. Questa è la tua barra focus, riempila infliggendo danni ai nemici e usala per le tue mosse distintive. Quando subisci danni, la barra focus ti proteggerà da essi, ma fai attenzione, la protezione cala con il ridursi dei segmenti. Queste sono mosse spettacolari, tutte le mosse del film però nel videogioco. Lo so che voi negli anni 80 avete visto i film di Karate Kid, è vero. Poi ci saranno i boss da sconfiggere. Il primo livello è facile. Ma gli altri saranno difficili da completare. Oltre a camminare si può anche correre. A volte ci sono nemici grandi e grossi da affrontare. Mi piace questo gioco, Karate Kid Street Rumble, e sono molto contento di averlo.
Io non sopporto Johnny Lawrence che rompe le scatole al nostro protagonista Daniel LaRusso. Ecco che arriva Ellie. Ma c'è Johnny Lawrence con la sua moto. Ci ha sbattuti, ci ha colpiti. Ora siamo su questa spiaggia. L'abbiamo fatto scendere dalla moto, Johnny Lawrence. Avete visto? È un motociclista. Dai, dai, che siamo vicinissimi alla vittoria. Eliminato. Bene, la recensione finisce qui. Ricordatevi che in ogni livello dovete completare le sfide. Bene, vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.